Io devo raccontarvi una storia vera che è successa a Natale in un paese, anzi in una città che si chiama Vicenza e lì c'era un parroco, un sacerdote che era arrivato da poco tempo nella parrocchia e lui aveva insegnato a questi bambini che, e bambine l'arte di amare, ma si avvicinava a Natale. E allora il parroco ha detto a questi bambini, guardate che presto è Natale, bisogna che voi facciate per Gesù bambino tanti, tanti, tanti atti di amore. E i bambini hanno detto, va bene, e hanno incominciato a fare tanti atti di amore. La vigilia di Natale, ancora Gesù bambino non era nato, il parroco ha messo fuori la mangiatoia, vuota vuota perché Gesù bambino non era nato. In quella stessa sera vede arrivare dai bambini un pacco grosso, grosso, grosso così, con dentro tanti rotolini gialli, tanti rotolini gialli. Erano 277, 277. E erano 277 atti d'amore. Allora il parroco cosa fa? Prende tutti questi rottolini, li mette in un sacco, è riempito un bel sacco, e mette il sacco nella mangiatoia. Dici che appena nasce Gesù bambino avrà come cuscino, ma anche come materazzo, gli atti d'amore vostri. E i bambini di Vicenza sono stati contentissimi. Allora viene Natale, e siamo verso, penso, mezzogiorno, forse alle 11, forse alle 10 e mezzo. E il parroco dice, adesso cosa facciamo di tutti questi atti di amore? Sapete bambini cosa facciamo? Li leghiamo in tanti pacchettini e questi pacchettini li leghiamo a tanti palloncini. Anzi dice, facciamo così. Due serie di palloncini, un gruppo di palloncini qua, un gruppo di palloncini qua e legati questi pacchettini di atti di amore. Così dice, li mandiamo in cielo e vanno su da Gesù. I bambini tutti ad aiutare, naturalmente bisognava e comprare i palloncini, bisognava legare i pacchettini, bisognava legare i pacchettini ai palloncini e bisognava farli partire. E il li ha aiutati e ha fatto partire questi palloncini per il cielo. Erano contenti i bambini, guardano, guardano e li vedono, ma sempre più piccoli, sempre più piccoli, sempre più piccoli, finché non ci sono più. Hanno detto saranno scoppiati. Qualcuno diceva, saranno scoppiati. Qualcuno diceva, chissà. E invece no. Su, in alto, in alto, in alto. Ecco il vento. Arriva il vento. E il vento cosa fa? Butta i palloncini qua, poi i palloncini là, poi li davanti di qua, poi di qua, poi di là, poi di qua. Per un'ora, per due ore, per tre ore, per quattro ore, per cinque ore. Sempre su, col vento che li mandava, che li mandava. Sei ore. Sette ore, otto ore, nove ore. Alle nove di sera dovete sapere che il parroco, insieme agli atti d'amore, aveva messo dentro anche il suo numero di telefono. L'aveva messo dentro così. Arrivano le nove di sera, ecco che in una città che si chiama Reggio Emilia, lontana, lontana, forse 200 chilometri. 200 chilometri sono tantissimi, come da qui quasi a Roma, ecco. A un dato momento in questa città a Reggio Emilia c'era una casa ed era circondata da un bel parco, da un giardino. In questo giardino stavano sei bambini che non conoscevano l'arte di amare, erano sei bambini normali, che stavano fuori nel giardino e giocavano. A un dato punto erano i tristi tristi perché era passata. Avevano capito, c'era una festa della Befana che sarebbe venuta dopo, una festa della Befana che a loro non è piaciuta per niente. E allora erano tristi, tristi. Andato a un dato punto, anche se era già notte, alzano gli occhi e vedono cadere giù dei palloncini. E insieme ai palloncini tanti pacchettini lì per terra. sti bambini a vedere arrivare dal cielo tutti questi pacchettini, in festa, contenti, altro che la bifana, in festa, qui Andrea dice un bambino che ci manda tutti questi palloncini. E pensate che sono arrivati per miracolo, perché se passava un aeroplano... E rompeva tutti i palloncini oppure addirittura quei palloncini, se erano forti con dei fili grossi entrando nel, nel, nei motori dell'aeroplano, avrebbero messo in pericolo forse dicono l'aeroplano e invece no, non hanno incontrato l'aeroplano per cui sono arrivati lì i bambini. subito, papà, mamma, papà, mamma, guarda cosa è successo, piovono del cielo tanti pacchettini, guarda cosa c'è dentro. Allora il papà e la mamma escono fuori. Forse c'erano anche i nonni, non lo so, e guardano lo stio e guarda, esce. Vedono tutti questi pacchettini, questi rottolini tutti gialli così. Allora li aprono e incominciano a leggere. Allora uno apre uno di questi rottolini e trova. Ho chiesto scusa ad una mia compagna per amore di Gesù. Uno. Un altro, ti offro gli sforzi che ho fatto questa mattina per alzarmi per fare il chierichetto. Un altro, ho fatto un piacere anche se mi è costata molta fatica. E poi un altro. Io dico sempre scusa a Dio quando il mio nonno bestemmia, dice parolacce. E poi un altro. Io in questa settimana ho aiutato i miei genitori a preparare la tavola e a portare le borse della spesa e a pulire i palimenti e a spazzare per terra. Questo ne fate tante cose. E poi senti quest'altro. Ho asciugato le posate senza che la mamma me lo chiedesse. E l'ho anche aiutata a fare le pulizie. Un altro atto di amore. E un altro, quando mio fratello Sebastiano non vuole dormire, io lo prendo e lo porto nel letto, o mio o dei miei genitori, e lo addormento cantandogli canzoni o raccontandogli storie. E un altro, in piscina ho prestato la cuffia a mio fratellino perché era senza. Aspetta che ce n'è un altro. Soltanto alcuni ve ne ho portati perché sarebbero 277, sono tantissimi. Senti questo qui: ho sbucciato i mandarini al nonno perché ho visto che aveva male alla mano. E ho legato le scarpe alla mia cugina Alessia perché la nonna aveva male alla schiena. Questo è stato attento a tutto. Eh? Un altro, ancora è l'ultimo: ho ascoltato il consiglio del dado: amare per primo. Siccome sono andato a confessarmi, c'erano tanti bambini, li ho lasciati andare per primi loro a confessarsi e la mia mamma non sapeva neanche niente. Ecco alcuni esempi di questi bambini. Cosa hanno fatto allora di questi rotolini? Li hanno portati, come ho detto, dai genitori. E i genitori vedono che c'è dentro, fra i rotolini, è scritto il numero di telefono di quello che l'ha spediti, che era quello del parroco. Ecco. Allora cosa fanno? Era le nove di sera, era tardi. E si mettono al telefono e fanno quel numero. E risponde il parroco. E dice, ma lei è il reverendo tale dei tali. Sì, 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 sono io il reverendo. Ma qui sono arrivati tutti questi, questi atti di amore da parte dei suoi bambini. Cosa ne facciamo? E lì si mettono d'accordo che i bambini portano a scuola tutti questi 277 atti di amore, parlano con il loro catechista e insieme adesso stanno rispondendo ai bambini di Vicenza. Anche questi sei bambini impareranno a fare gli atti d'amore. Ecco, qui finisce la storia.